Amici rossoneri e non, buon pomeriggio e buon mercoledì di Coppa Italia, finalissima tra Juventus e Napoli, come tutti voi sapete. Intanto vi chiedo scusa per non aver fatto le mie consuete pagelle per la partita che ci ha visti eliminati dalla Coppa Italia contro la Juventus, e non sono pervenute le pagelle per troppa depressione, quindi vabbè, in ogni caso non è che c'era molto da dire. I ragazzi, quelli che hanno giocato tutti abbastanza bene, hanno spiccato Donnarumma e direi Çalhanoğlu insieme a Bennacer. Peggiore della partita Rebic, che ci ha condizionato in toto tutta la competizione, quindi vabbè. Ovviamente non mi esprimo su Calabria, perché ormai voi tutti sapete come la penso sul grandissimo Calabria, che secondo me non potrebbe giocare neanche in Serie B, e non capisco perché si ostinano a farlo giocare. Potrebbero mettere un qualsiasi ragazzino della primavera, sarebbe stato sicuramente meglio. E quando penso che Calabria è diventato milionario giocando a calcio, veramente mi voglio andare a fare una rapina. Vabbè, comunque, tralasciando questa cosa qui, la tralasciamo più tardi. Volevo anche dire che purtroppo ci mancavano dei giocatori fondamentali per quella partita, vale a dire Castiglieco, Ibrahimovic, Teo Hernandez, e quindi insomma, i ragazzi hanno fatto quello che hanno potuto, ma eravamo molto rimaneggiati. Comunque sono usciti anche a testata, hanno tenuto testa la Juve per tutta la partita in 10, per cui vabbè, insomma, non hanno demeritato. Altra cosa, allora, stanotte io non riuscivo a prendere sonno e così stavo pensando un po' al Milan, una delle mie grandi passioni, e stavo pensando a tutta questa gente che si sta esaltando per l'arrivo di questo Kalulu, che io per la prima volta l'ho sentito in questo periodo, dove l'hanno comprato, no? In questo periodo qua. E la cosa mi deprime veramente tanto, perché se una squadra come il Milan, con 7 Coppe dei Campioni in bacheca, si deve esaltare per l'arrivo di questo Kalulu, che, cioè, voglio dire, ha fatto tutto l'anno la riserva al Lione, cioè io non capisco dove vogliamo andare. Ok, abbiamo preso Kalulu, che tutti dicono che sia bravo, promettente, che insomma ha dei margini di miglioramento, ha solo 20 anni. Sì, va bene, ma tutta questa esaltazione, cioè, a me mi deprime. Cioè, avessimo preso, non so, una riserva del Real Madrid, del Liverpool, una riserva del City, non so, del Bayern Monaco. Cioè, questo qui ha fatto la riserva al Lione e ci stiamo esaltando. C'è un ragazzo che è 1,80 m in difesa, cioè più basso di me sto qua, che peserà 30 kg bagnato. Ma che cosa vogliamo fare con questo giocatore qua? Cioè, ok, l'abbiamo preso, ma tutta questa esaltazione per un Kalulu, che io veramente il nome l'ho sentito l'altro ieri. Da dove arriva sto qua? Cosa ha fatto? Niente. La riserva nel Lione. Va bene. Cioè, una volta noi compravamo giocatori che giocavano in prima squadra nel Real Madrid, giocatori che giocavano in prima squadra nel Barcellona, quando il Milan era ancora ai fasti. Adesso ci esaltiamo per un ragazzo che, per quanto possa essere promettente, che ha fatto la riserva al Lione tutto l'anno. Vabbè, questa cosa qua io veramente non la capisco e mi deprime. Va bene, capitolo chiuso. Stasera Coppa Italia, la finale, Juventus-Napoli. Ovviamente tutti sappiamo che dobbiamo tifare per il Napoli. Vuoi perché c'è il grande Rino Gattuso ad allenare il Napoli, vuoi perché a me personalmente, e penso anche a molti di voi, la Juve sta un po' sul gargarozzo. E quindi insomma, spero che vinca il Napoli. Stasera farò un tifo accanito, e tra l'altro poi si dovrà vedere come saranno i festeggiamenti della Coppa. In ogni caso, chi la vincerà dovrà festeggiare in maniera abbastanza anomala, perché sugli spalti non ci sono spettatori, sarà un festeggiamento un po' strozzato, però in ogni caso spero che la Coppa la alzi il Napoli. Detto questo, ragazzi, io vi invito sempre a iscrivervi al canale, anzi grazie agli ultimi iscritti, vi invito a lasciare un like, e stasera ci guardiamo la partita, dopodiché farò sicuramente un commento post partita.
Cosa mi rimane da dire? Forza Napoli. E spero che il Napoli vinca con un rigore inesistente al 90esimo più 2. Ecco, questa è la mia, come dire, quello che auspico per la finale di questa sera. Comunque, sempre Forza Milan, ragazzi, ci vediamo stasera. Iscrivetevi al canale così ci vediamo dopo. Ciao cari.